Ora ci occupiamo dell'emergenza Covid, oggi il nuovo bollettino sulla diffusione del virus nella nostra regione, ma per sapere i numeri e i dettagli ci colleghiamo con Antonella Micolitti che si trova a Pescara. Buonasera Antonella. Buonasera Paolo, buonasera ai telespettatori del TG8. Ci troviamo Andrea Berardinelli e io lungo Corso Umberto a Pescara. Gente ce n'è ancora perché i negozi chiudono alle 21, mentre per quanto riguarda i bar e i ristoranti, come sappiamo, alle 18 finisce l'asporto e si può fare soltanto consegna a domicilio. Ci sono le forze dell'ordine che presidiano il territorio proprio per evitare assembramenti, ma io vado subito a dirvi i dati di oggi per quanto riguarda il Covid. A martedì 19 gennaio i dati che sono forniti dalla regione Abruzzo. C'è una leggera diminuzione di positivi, 113 casi su 2.842 tamponi. Purtroppo però ci sono stati anche 9 decessi. C'è invece un dato confortante, i guariti aumentano, più 440. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 11.046 e c'è il tasso di positività tra tamponi molecolari e test antigenici del 2,7%. Ora andiamo a vedere la pressione sugli ospedali, 443 pazienti ricoverati, meno 11, quindi in diminuzione in terapia non intensiva, 44 più 1 in terapia intensiva, 10.559 meno 326 sono le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della ASL.